Divieto di vendita alcolici a partire dalle 18 e fino alle 7 del mattino successivo su tutto il territorio di Santa Croce Camerina, un'ordinanza fortemente voluta dal sindaco Peppe Di Martino che si aggiunge ai controlli e all'altra ordinanza anti-bivacco e che come questa è finalizzata a contrastare maggiormente gli episodi di microcriminalità che spesso si registrano nel centro cittadino e che allarmano residenti e commercianti. Inoltre, le numerose lamentele di bottiglie di vetro lasciate su marciapiedi e panchine o addirittura davanti le abitazioni, per tali ragioni il primo cittadino ha vietato la vendita di bevande alcoliche già a partire dalle 18, con alcune eccezioni pensate però per non danneggiare i commercianti. A una settimana dall'ordinanza sembra che i primi benefici siano già visibili e tale divieto, secondo quanto dichiarato dallo stesso sindaco Di Martino, è stato anche ben accolto da cittadini e esercenti. È un'ordinanza dura sicuramente, che si è resa necessaria perché continuiamo purtroppo a registrare, nonostante gli sforzi delle forze dell'ordine, nonostante l'impegno da parte di tutti a contrastare il fenomeno anche dei bivacchi, è un'ordinanza che si è resa necessaria perché comunque abbiamo registrato il continuo ripetersi di questi episodi di piccole risse che sfoggiano proprio, sono dovute al consumo indiscriminato di bevande alcoliche per strada, quindi questi famosi bivacchi, e quindi un'ordinanza che vuole agire a monte del problema, non danneggiando sicuramente gli esercizi commerciali, perché è un'ordinanza che vieta la vendita di alcol e il consumo di alcol per le pubbliche vie, ma consente la vendita e il consumo anche dopo le 18 ovviamente, quindi senza limiti di orario, all'interno dei locali, dei pubblici esercizi, all'interno delle aree di pertinenza dei pubblici esercizi e anche nei supermercati, purché tali bevande alcoliche vengono acquistate all'interno di una spesa alimentare di uguale importo. È un'ordinanza sicuramente dura, non risolve in maniera assoluta il problema, ma è un piccolo passo, è una delle misure che serve per arginare questo tipo. Come è stata recepita appunto dai commercianti e dai cittadini? Insomma, sta funzionando già dai primi giorni, insomma, si può già dire? I cittadini devo dire che hanno dato un riscontro molto positivo a questa ordinanza, anche diciamo, incontrandoli in questi giorni per strada, sono molto favorevoli a questa ordinanza. I commercianti, è chiaro che stiamo chiedendo un sacrificio, un impegno anche ai commercianti, proprio per questo abbiamo anche redatto della cartellonistica multilingua apposta negli esercizi commerciali, proprio che spiega la valenza dell'ordinanza e in qualche modo rende un po' più agevole ai commercianti stessi spiegarla ai propri utenti. La provincia siciliana dove si vive meglio è quella di Ragusa, a confermarlo le classifiche, tra queste anche quella più stimata dagli esperti, ovvero quella del Sole 24 Ore annuale, in cui Ragusa ha guadagnato due posizioni. A certificarlo anche il report Ecosistema Urbano, in cui il comune di Ragusa ha guadagnato invece 31 posizioni, anche un'altra indagine, sempre su base provinciale, svolta da Italia Oggi. Rispettivamente si vede infatti attribuire l'85° posto per il Sole 24 Ore, il 66° posto per il comune di Ragusa in Ecosistema Urbano e l'84° posto per la provincia di Ragusa per Italia Oggi. Posizioni poco lusinghiere, riporta la nota di Cassì in classifica generale, che devono sicuramente servire da stimolo a tutto il territorio per fare sempre meglio, non accontentandosi quindi di un primato regionale, ma ciò deve anche spingere ad un'ulteriore riflessione. Basta infatti uno sguardo, spiega il sindaco Peppe Cassì, alla classifica generale per accorgersi che ci sono tre classifiche del nord da una parte, una del centro e una del sud, che comincia quindi dalla posizione 76 in giù. Se praticamente da sempre città e province meridionali si trovano quindi in fondo a queste classifiche, non ci sono che tre possibili motivazioni: o gli indicatori non fotografano bene i pregi e difetti del territorio, o gli amministratori di tutte le città sono da decenni meno capaci rispetto ai loro colleghi del nord, o è mancata una vera e propria strategia politica per il sud che vada a sfruttare e a valorizzare le enormi potenzialità di questa parte d'Italia. Personalmente propendo per questa terza opzione, credo infatti che sia sotto gli occhi di tutti, conclude Peppe Cassì, il gap infrastrutturale che penalizza oggettivamente determinate regioni d'Italia più di altre.
Sono in arrivo a Pozzallo quasi 2 milioni di euro da destinare ai servizi sociali, che serviranno per la gestione del centro diurno per disabili minori, ma anche per interventi rivolti all'accoglienza di profughi in fuga dalle guerre. I fondi del PNRR per servizi e infrastrutture sociali di comunità mirano a promuovere quindi soluzioni a problemi sia di disagio che fragilità sociale mediante la creazione di nuovi servizi o infrastrutture o migliorando quelli già esistenti, favorendo l'aumento ovviamente dei destinatari di queste offerte. I risultati dei bandi al cui il Comune ha partecipato lo scorso giugno, ha affermato il sindaco Roberto Ammatuna, segnano un passo importante nel solco tracciato da questa amministrazione in tema di attenzione verso i più fragili. L'implementazione infatti del servizio di educativa territoriale per minori disabili apporterà un significativo beneficio sia alle ragazze e ai ragazzi che alle famiglie di questi pozzallesi, mentre la messa a sistema di un servizio di accoglienza e di integrazione di profughi in fuga da guerre permetterà a Pozzallo di continuare a distinguersi per il proprio impegno in tema di difesa dei diritti umani. Anche nel caso di questo cruciale risultato, commenta l'assessore ai servizi sociali Alessandra Azzarelli, emerge il dato come un'attenta pianificazione e programmazione degli interventi e l'ottimale utilizzo dei fondi europei segnino un punto di svolta nelle problematiche dei nostri territori. Il Comune di Pozzallo ha centrato l'obiettivo, commenta invece la dottoressa Natalia Carpenzano, che ha invece curato e preparato la proposta del progetto, ma lo ha anche fatto in maniera egregia, classificandosi al 12° posto. Non posso esimermi dal ringraziare l'amministrazione che da sempre è attenta alle proposte e agli uffici dei servizi sociali che invece hanno portato avanti le pratiche in situazioni a volte, conclude, davvero complicate. In questo video c'è da un lato Ragusa e le sue bellezze, dall'altra una bellissima canzone che ne esalta le peculiarità, cantata dai piccoli coristi del Marielle Ventre di Ragusa. Si tratta di un progetto di promozione territoriale immaginato appunto dal coro diretto da Giovanna Guastella, con la realizzazione del video che racconta a Ragusa, questo anche il titolo del brano, con la consulenza di Adriana Vernuccio e di Giovanna Guastella, che è divenuto appunto un videoclip con la regia di Giovanni Corallo, che è stato presentato ieri al Teatro Marcello Verracchio di Ragusa. La nostra, spiega la maestra Giovanna Guastella, è una dichiarazione d'amore verso un luogo ricco di storia e cultura, ma anche un invito a guardare e a vivere il proprio territorio con gli occhi della scoperta, ed è quindi un invito esteso ai turisti. Oltre alla voce dei coristi a partecipare alle riprese video, c'è stato anche l'attore siciliano Angelo Russo, noto per la sua interpretazione del buffo agente Catarella della serie del commissario Montalbano. Il coro fa parte della Galassia dell'Antoniano, che riunisce i piccoli cori italiani e hanno come punto di riferimento appunto l'attività dell'Antoniano di Bologna nello Zecchino d'Oro e negli insegnamenti di Marielle Ventre. A supporto della realizzazione per il video clip c'è anche il Comune di Ragusa e vari sponsor privati che hanno deciso di sostenere l'iniziativa. Produzioni più salutari grazie all'introduzione di biostimolanti, in particolare microorganismi e sostanze naturali, al posto di dannose sostanze chimiche. Si riesce così a garantire ugualmente un adeguato sviluppo delle coltivazioni in serra e ottenere un'ottima qualità del prodotto, lasciando pressoché invariati i costi di produzione. Sono i primi risultati che emergono dal progetto Somipron, promosso da GoAbiomed con capofila Agricam e 22 partner
nell'ambito della sottomisura 16.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e al centro di un approfondimento che si è svolto a Ragusa con l'intervento di docenti universitari ed esperti. I primi risultati progettuali interessano la coltivazione in fuori suolo e piena terra di piante di pomodoro ciliegino utilizzando biostimolanti. Un progetto presentato al Centro Studi Feliciano Rossitto, appunto di Ragusa, è moderato dal dottor Giuseppe Di Pietro, presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Ragusa. Una parola difficile, nutraceutico, ma è un obiettivo oggi che dobbiamo perseguire nella nostra agricoltura, dare valore aggiunto in termini di contenuti salutistici delle nostre produzioni. Noi soffriamo di una concorrenza mediterranea che è spaventosa, con costi di produzione in altre regioni del Mediterraneo molto più bassi. Come possiamo competere con questa concorrenza che da una parte anche ultimamente viene accresciuta dal caro materiali e quindi rende quasi impossibile produrre? Lo possiamo fare dando valore aggiunto. Allora questi progetti come Somipron servono a incrementare il valore nutraceutico dei nostri prodotti e dobbiamo fare uno sforzo in termini di marketing per promuovere la nostra qualità, i nostri prodotti, i contenuti salutistici dei nostri prodotti mediterranei. Inoltre è stato portato all'attenzione anche dei presenti l'aspetto ambientale legato alla post-produzione in cui i biostimolanti vengono impiegati nel compostaggio dei residui culturali per uno smaltimento in altri settori agricoli e per la produzione di pellet ai fini energetici. E i risultati ottenuti sono particolarmente promettenti perché evidenziano le potenzialità di impiego di biostimolanti radicali Trichoderma thuliride e idrolizzato proteico vegetale estratti vegetali a livello fogliare come mezzi per aumentare la produttività e la qualità del prodotto, riducendo anche l'impatto ambientale dei processi produttivi. Il progetto, sviluppato da Prosea, continuerà nei lavori di ricerca e di produzione con lo scopo di standardizzare i metodi di coltura per renderli un domani punto di riferimento produttivo e commerciale. Il progetto nasce da un'idea appunto di agricoltura sostenibile, così come richiesto appunto dalle aziende agricole del territorio, in particolare le aziende agricole siciliane. Quindi abbiamo colto l'occasione del bando appunto del PSR fatto dalla Regione Sicilia proprio sull'innovazione e sulla ricerca e abbiamo deciso di coinvolgere un OP che è la più grande del sud Italia, che è Abiomed, insieme all'OP anche i suoi soci che hanno accettato insomma in maniera in modo felice questa idea, perché appunto poteva essere un propulsore anche a livello reddituale, in quanto un prodotto avrebbero rimesso sul mercato un prodotto più sostenibile, più salubre e quindi più richiesto dai consumatori.